Allora, signori, io intanto vi ringrazio per questo invito e peraltro comincio a aprire il Centerb, già che l'hanno messo, possiamo anche utilizzarlo, così alla fine ci vorrà per un paio di cose che volevo dire, forse ci vuole un po' di Centerb. Dunque, in realtà, normalmente il punto di partenza è questo: il software libero fa risparmiare. È la prima cosa che si pensa quando si inizia qualsiasi progetto di migrazione ed è anche la prima che salta dalla finestra quando questo progetto lo si completa, ma non perché il software libero non faccia risparmiare, perché ci si rende conto che in realtà i veri vantaggi del software libero sono altri. Sono altri, e qui c'è un tema abbastanza divertente da analizzare. Per la difesa probabilmente sarà quello, far risparmiare. Però se i vantaggi fossero solo questi non ci sarebbe software libero. E quindi il fatto che faccia risparmiare è un byproduct, è una sorta di side effect che genera un vantaggio effettivo per gli utenti, ma che non rappresenta la motivazione per la quale il software libero esiste. E questa è una cosa abbastanza interessante da analizzare, perché se andiamo a vedere, pensare che il vantaggio principale del software libero è che il software libero fa risparmiare è come dire che il vantaggio principale di una Ferrari è che è rossa. E si finisce per utilizzare una Ferrari in maniera diversa da come la si potrebbe. E a questo punto cerchiamo di capire quali sono i reali motivi per i quali siete qui. Perché io non credo che nessuno di voi sia qui, nessuno di noi sia qui perché abbiamo risparmiato la licenza di Microsoft Office. Sarebbe abbastanza, voglio dire, non sarebbe una grossa furbata. E cominciamo col dire che il software libero apre la mente a un sistema di possibilità. Quali sono queste possibilità? Beh, ne pensavo un po'. In primo luogo la possibilità di avere un'alternativa. Il software libero ci ricorda, e noi siamo qui per ricordarci del fatto che esistono sempre alternative. Non sempre l'alternativa è necessariamente migliore, non sempre l'alternativa è la strada più facile, anzi, voi mi insegnate che il software libero spesso non è la strada più facile. Tuttavia è un'alternativa, e un'alternativa c'è sempre. E le comunità che vivono per il software libero esistono perché sono comunità che sono alla ricerca di un'alternativa. Di un'alternativa alla via più comune, che è di solito quella sbagliata, per inciso. La possibilità di cercarla, questa alternativa. Perché vedete, voi non siete qui perché state cercando gli extraterrestri. È possibile che ci siano gli extraterrestri, sono un'alternativa al mainstream, sono pressoché sicuro che ci siano gli extraterrestri. Ma non credo che molti di noi li vedranno. Invece con il software libero viviamo la consapevolezza che l'alternativa possibile può essere cercata e possiamo arrivare a trovarla. E quindi è la consapevolezza del fatto che cercare le alternative può portarci ad avere successo. E noi siamo qui per ricordarcelo. Voi siete qui per ricordarvelo. Ma soprattutto il software libero ci ricorda che abbiamo la possibilità di comprendere. Di comprendere qualcosa di diverso da quello che possiamo chiamare mainstream, opinione comune. Perché quando vi trovate, ognuno di voi penso che abbia gestito, piccole o grandi, le sue migrazioni, no? Abbia preso questo stormo di oche starnazzanti e le abbia portate da una parte all'altra dell'oceano. Il fatto è che gestire una migrazione vuol dire portare delle persone a comprendere un'altra realtà. A comprendere qualcosa di diverso, a comprenderne i vantaggi, a comprendere che un'altra realtà non solo è possibile, ma talvolta è auspicabile. Ma soprattutto comprenderla. E questo secondo me è un valore che soprattutto in questo periodo, in questo momento, va ben al di là del valore di un prodotto. Comprendere l'altro, perché per implementare il software libero dobbiamo capire il software libero, comprendere l'altro è qualcosa che ci porta a un meccanismo di riflessioni che può essere tranquillamente esportato verso altri contesti. E quei contesti sono quei contesti che ci ricordano che il software libero, tutto sommato, e forse questo è il motivo più immediato per il quale molti di noi sono qui, è la possibilità di avere ideali. Quegli ideali di libertà, di apertura, che vanno al di là del controllo e via dicendo. Ancora una volta, ideali nei quali voi, noi crediamo profondamente e che attraverso il software libero dimostriamo che è possibile costruire davvero.
Quindi in qualche modo il software libero in questo senso rappresenta un'alternativa di realtà. Ma il software libero ci insegna anche che è possibile collaborare. Ci dimostra come attraverso l'impegno comune sia possibile fare qualcosa che va al di là dello sforzo individuale, pur non perdendo l'individualità. Prima abbiamo visto le facce delle persone. Le comunità che si basano sullo sviluppo del software libero sono comunità nelle quali le persone non vengono affogate in un gruppo, non perdono la propria identità, anzi la valorizzano in un contesto in cui non soltanto dimostriamo che è possibile collaborare, ma dimostriamo anche che è possibile crescere insieme. In una società che diventa sempre più individualista, dimostrare come l'elemento di crescita comune e collettiva rappresenta una risorsa, anche in questo senso, è dimostrare come lavorare sul software libero sia ben altro che realizzare un prodotto. E non è un caso quello che diceva prima Andrea, quando diceva tutto sommato vediamo che quando facciamo delle migrazioni anche persone che vengono da contesti completamente diversi necessariamente arrivano ad alcune conclusioni. Perché quelle conclusioni sono le conclusioni connaturate nel sistema sociale che sviluppa il software libero. E a questo punto, fino adesso ho detto cose note. Però mi si pone un problema. Dove ci fermiamo? Perché io devo dire che grazie a Sonia Montegiove, grazie a Andrea Castellani, grazie ad Italo, grazie a tutti voi, quelli che peraltro mi hanno dato l'onore di far sì che Tech Economy ospitasse uno spazio come quello che stiamo costruendo insieme, ho conosciuto il mondo del software libero, ne ho conosciuto alcune caratteristiche, talvolta difficili da gestire, perché poi molto spesso le comunità open sono open nella sostanza, ma devono sgrossarsi nella forma. Non ho mai visto una conflittualità così alta come quella che c'è tra diverse comunità open. Non ho mai visto meccanismi semantici strutturati e incompatibili come quelli che ci sono tra tante comunità open, quindi anche le comunità open devono aprirsi tra di loro, no? Però questo discorso, in qualche modo, fa riferimento a un meccanismo che è un meccanismo positivo, perché noi siamo così conflittuali tra di noi perché siamo profondamente convinti dei nostri ideali. E talvolta anche una sfumatura di differenza fa la differenza. E quindi ben vengano le divisioni quando sono costruttive e aiutano a ricollegarsi poi a valle. Ma a questo punto mi chiedo se le comunità del software libero non siano una soluzione a un problema che noi in questo momento abbiamo e che va ben oltre il software libero. Perché non so se ci avete fatto caso, ma soprattutto nel nostro paese e soprattutto negli ultimi tempi ci sono alcuni elementi che sono scomparsi. Avete fatto caso che negli ultimi 2 anni è scomparsa la discussione attorno a tematiche come l'open government, se non per questioni di forma e per dinamiche che sono guidate essenzialmente da problemi corretti e legittimi della pubblica amministrazione? Siamo tornati a parlare di open data. Ma dove è finito il discorso ideale attorno all'open government? Perché questa è un'associazione che si chiama Libre Italia. A questo punto ho capito anche perché con due Italy non poteva chiamarsi che Libre Italia, insomma. Ora, e nasce, si costruisce, si struttura e cresce attorno a un progetto concreto. Ma nel costruirsi e strutturarsi e crescere attorno a questo progetto concreto sviluppa una serie di caratteristiche che sono uniche, che sono quelle caratteristiche che abbiamo visto nella presentazione, nella bella presentazione che ha fatto Sonia. Quelle caratteristiche che richiamano a sistemi di valori solidi. Io ho questa impressione. Quando parliamo di open government in Italia oggi ci troviamo di fronte a un deserto. E perché ci troviamo di fronte a un deserto? Perché un certo tipo di società civile semplicemente è morta. L'anello debole in questo momento nasce dal fatto che la società civile, che per qualche anno ha portato avanti le istanze di open government nel nostro paese, è stata essenzialmente assorbita dalle istituzioni. Tradotto, le persone che facevano parte di una società civile attiva oggi sono un pezzo delle istituzioni. Ora, questo non vuol dire che le istituzioni siano male,
Vuol dire semplicemente che in una società sana esistono le istituzioni, esiste la società civile, e istituzioni e società civile, quei tre pilastri dell'open government, collaborano. Quando un elemento include l'altro, si crea una distorsione. E oggi di quella distorsione stiamo vedendo i risultati. Quali sono i risultati? Beh, abbiamo un Presidente del Consiglio che ha detto che, più che altro ha twittato, perché abbiamo un Presidente che va a botte di tweet, quindi voglio dire, ha twittato e comunque più o meno ha blaterato di tagging generalizzato della popolazione, perché ogni volta che si parla di sicurezza, ogni volta negli anni in cui si è parlato di sicurezza, c'è stato un tentativo più o meno consapevole, più o meno organizzato, di utilizzare la paura come strumento per limitare la libertà. E questo è successo sempre. E sempre la società civile ha svolto bene il suo compito, dicendo: ragazzi, guardate che forse più che controllare la PlayStation dovreste andare nel deep web, perché se io sono un terrorista devo essere abbastanza cretino per andare a fare il chat sulla PlayStation se so che... Ora, il punto qual è? Non è tanto che talvolta il potere, e non sto parlando delle istituzioni in questo caso, perché una cosa è il potere, una cosa sono le istituzioni, sono due cose ben diverse. Talvolta si prova a fare una sterzata che riduce il nostro ambito di libertà. E talvolta ce ne accorgiamo e gestiamo questo problema. Vi risulta che ci sia qualcuno che ha detto qualcosa di affermazioni come quelle che sono state fatte? Lasciamo stare il fatto che siano irrealistiche, irrealizzabili tecnicamente, eccetera, eccetera. Ma dove sono finiti tutti quegli alfieri delle libertà digitali che fino a qualche anno fa sarebbero insorti, ululando come lupi inferociti? Quando abbiamo detto nei giorni scorsi che dobbiamo cominciare a limitare giustamente le libertà personali, perché sapete c'è una serie di problemi, dove sono finiti? Sono stati omogeneizzati, diciamo così. Mi ricorda l'antiborg, ve lo ricordate? Tanto qui un po' di nerd ci stanno, no? Ve lo ricordate il Borg quando su Star Trek? Verrete assimilati. E questa è stata la nostra società civile. Peraltro questo è anche, sono anche, vedrete, saranno anche i risultati di un report indipendente che si sta sviluppando. Perché poi alla fine le persone quelle erano e vediamo dove sono finite. E allora mi chiedo, non sarà che forse possiamo pensare al fatto che i modelli delle community che sviluppano software libero si basano su principi così forti da poter rappresentare un punto di ripartenza di quella società civile che non si occupi più soltanto di software, ma far sì che Libre Italia diventi uno strumento per far sì che l'Italia resti libera? I report delle organizzazioni internazionali mettono sempre più semafori arancioni sul sistema di libertà del nostro paese. E il problema della libertà è che in qualche modo è stata commoditizzata. Cioè noi non ci rendiamo conto di quanto è importante perché ci siamo abituati. Però chi sa, perché è una cultura storica, perché ha vissuto periodi, quanto è stato complicato arrivare ad avere la libertà, sa quanto questa libertà è importante. E non parlo soltanto ovviamente delle ultime affermazioni di Matteo Renzi, ma parlo di un sistema generalizzato, di sovrapposizione di sistemi. E quindi mi chiedo, perché non ripartire e pensare a un futuro di Libera Italia che sia di supporto anche a qualcosa che vada oltre i progetti software, ma che attraverso quel sistema di valori, senza perdere la vostra identità, riesca in qualche modo a sollecitare un processo di crescita, un percorso di sviluppo verso le libertà digitali che oggi rischiano di essere dimenticate? Questa è una domanda con la quale, da membro indegno del vostro comitato scientifico, chiudo il mio intervento.